Eccoci, buongiorno a tutti. Vediamo cosa c'è di nuovo. Ovviamente, vediamo. Devo fare prima il giro di tutte le cose. Non ho messo le scritte sotto, ho visto. Prima non c'era. Gioca in modo sano. E consigliarvelo di fare le pause ogni tanto durante una sessione di gioco lunga. Scusate, ma c'ho la febbre a 38. Oggi, vabbè, adesso un po' meno, però ce l'ho sempre, la sera sale. Ho fatto una nottata bellissima. Tutto sudato. Per questo che non mi avete visto in questi giorni in live. Già 2 giorni, forse così. Vediamo che c'è di nuovo. Ho visto che c'è il pacchetto a pagamento, ma ovviamente non sono potuto uscire per andare a comprarlo perché ho la febbre. Quindi dobbiamo aspettare per quello. Intanto vediamo cosa c'è d'altro. Perché... non riuscirò ad uscire a comprarmelo. Faremo la live di quello. Vediamo cosa c'è. Allora... squati. Gli squati. Una casa. E le lune. Ok, chissà se si può comprare con le lune questo pacchetto. Così non esco proprio, me lo compro con le lune. Intanto ci facciamo il giro. Poi vediamo dopo. Aspetta. Ah, ho delle missioni nuove da fare. C'è anche Winter, il Dream. Un sacco di roba. Ok, il Dream l'abbiamo fatto. Il negozio cosa? Elsa di ghiaccio, bella. Vabbè, questi ce li ho. Non ho cambiato la collezione. Biancaneve. Ok. Presenza di NPC in villaggi diversi. I personaggi possono andare e venire tra villaggi. Il menu mappa apre la scheda personaggi con triangolo. Per decidere quali personaggi possono venire nel villaggio attuale. Attivati i tuoi personaggi. I personaggi disattivati compariranno se hai bisogno di lavoro per una missione specifica. Ok, io però adesso li lascio tutti così. Intanto vediamo cosa c'è. Cerchiamo. Cos'è questo? Una matriosca. Cos'è? Prendo. Ho trovato una strada matriosca, dove potrebbe provenire? Ok, prima facciamoci il giro per trovare la cassa blu, tutto. Poi vediamo il resto. Non so bene che devo fare. Bella live sarà, ma non importa. Mettiamo lo scrigno blu, lo scrigno verde. A me sembra che sia tutto uguale qui. Là c'era anche una casa da mettere, se non sbaglio. Sono così felice che tu sia mio amico. Beh,
Sei un po' in ritardo, Mi lo chiedo sai. se avessi notato qualcosa di strano nella valle. Decisamente sì. Gli strumenti magici nella biblioteca si stanno comportando in modo piuttosto inusuale. Hanno registrato un flusso di magia nella valle. La magia che si sentiva al tempo da queste parti. Credi che possa avere a che fare con questa matriosca che ho trovato? Suppongo che sia possibile. Forse qualcuno di nuovo sta cercando di arrivare nella valle. Potrebbe avere difficoltà a manifestarsi pienamente. Ti consiglio vivamente di indagare su tutte le anomalie. In effetti ho controllato le terre dimenticate di recente, i miei strumenti dicono un disturbo lì. Forse ha qualcosa a che fare con quelle strane bambole. Non farò, grazie Merlino. Quelle strane bambole. Vuol dire che ce n'è più di una. Adesso prima ci facciamo il nostro giro. Bene, posso fare altrimenti. Poi dopo questo gioco, se sarà veloce, dobbiamo fare l'evento su Diablo. E il gioco di Harry Potter è un po' un attimino in pausa perché ho troppi eventi adesso, poi non sto bene, non posso stare tutto il giorno qua. Devo anche riposare. Lo rifaccio man mano. Tirosca, so se ce n'è solo una, ce ne sono più di una. Lo scrigno non l'ho ancora trovato, dove cavolo sarà? Così. Che sarà se scrive? Piacevole mattinata! C'è? Non l'ho mica visto. C'ho la vista appannata. Non c'è a me. Queste matriosche dice che ce n'è più di una. Io non ne ho viste altre. Ora non vedo gli scrigni. Mi sono aumentato lo spazio. Eccola. Ah, ce ne sono più di una. Dove cavolo saranno le altre? Ah.
Quante sono le matrioske? Aspetta, hai trovato una strana cosa. Dove potrebbe venire? Diceva di andare a... nella dimenticata. La terra dimenticata. Salve! Se ti stai chiedendo cosa fare, ascolta quella vocina dentro di te. Andiamo anche nel negozio. Siamo andati. Chissà cosa c'è per collezione. Non ho visto molte lame. C'era qualcos'altro. Sono tre. Quante sono queste matriosche? Chi lo sa. Finalmente degli oggetti nuovi. Dei vestiti nuovi. Mi solleva che ci siano tante persone gentili. Ciao. Oh, hey! C'è anche una missione con Paperone qui. Paperone. C'è solo un punto nella valle da cui non sono riuscito a spremere nemmeno un decino. Le terre dimenticate, forse tu riuscirai a rinviarlo un po'. Non preoccuparti, quando avrò finito con le terre dimenticate sarà un luogo più bello della Dream Valley. Qualcuno che può trasformare quel posto in una proprietà lucrativa sei tu, Lily. Grazie gentilmente. Ok. Magari c'è un'altra matriosca. Allora, dobbiamo andare su a vedere le terre dimenticate. Non osare mai voltarmi le spalle. Cosa dobbiamo vedere qui? Oh.
Devo fare queste matriosche. Questo. Dobbiamo mettere 10 decorazioni qui. Devo rimuovere degli oggetti, ma... Che cazzo rimuovo? Porca miseria, a me piaceva tutto. Cosa posso rimuovere? Cose piccole. Questa. Queste cose qua. Tanto non ha senso tenerla qua. Aspetta, questo posso rimuovere. Io rimuoverei questi, ma mi sa che mi servono. Si muovo. Una sedia.
questo. Se li muovo qui, poi dopo le cose mi crescono là. Posso rimuovere questo, ce ne ho due, quindi posso rimuovere questo. Se no non ci vado. Rimuovere uno scabello, tre sono troppo. Che palle, no, non posso rispondere al telefono. Scusa il telefono un attimo. Pronto? Sì. Sono andato, ho sudato tantissimo. Sì, sì. Boh, le 9. Secondo te posso uscire con la febbre? Non lo so. Sì. 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 Allora, devo togliere questi paperini che tanto non servono a niente. Tutto. Togliamo i barili. In effetti non saranno niente lì. Togliere un altro scabello.
altri due che ce ne facciamo. Devi togliere la ciambella. Mettere questo qua. Sta casa io la metterei qua. Se si può. Magari per così. Poi dopo la rederemo. Devo togliere qualcos'altro. Tolgo. La piscina. Via la piscina. Posizionare 10 articoli. Ok, però tutta zona horror. Sì, ma se ti servizio d'argento che cazzo me ne faccio? In effetti. No. Io niente, non ho fame. No, non ho fame. Non ho fame. Che cavolo.
Non ho fame, non mangio. Faccio un po' di tè? Sì. Li togliamo, li metto, ma poi li togliamo. Quanto stiamo? Ne mancano due. La missione, facciamo così. Sapevi che la pioggia è solo neve sciolta? Adesso li togliamo. Andiamo a parlare con Paperone. Eccolo qua. Ah, che palle. Non ha contati lo stesso. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Vabbè, sparito adesso. Un minuto del tuo tempo? Ma lì devi stare, porca miseria. Hai fatto miracoli con le torri dimenticate, sarò una nuova fonte di introiti. La Drina in Valle è fortunata a averti, che la nostra economia sta fiorendo. Ok, queste le possiamo togliere. Ci sono altre matriosche? Guarda, ho dato il viaggio, sembra aver scoperto qualcosa di strano. Facciamo questo. Allora, dove sta Venelope?
Ecco, ti fa vedere le percentuali delle cose che ho e che non ho. Ok. Allora, Venelope. Sta andando lì. Forse sta venendo qui. Ehi, non crederei cosa ho appena trovato. Stavo sperando l'antropi profondo, oscuro e pericoloso dell'intero villaggio. Il magazzino Paperone e Paperoni. Cosa stavi combinando nel magazzino Paperone e Paperoni? Sembra spaventoso di essersi ammassato un sacco di roba lì. Spaventoso, no, emozionante, assolutamente sì. Non è davvero valsa la pena perché dopo aver esplorato un po', ho trovato questa. Cos'è? Cos'è? Non ne ho idea, ma penso che sia legata alla rete in cui è bloccata. C'è un'etichetta sull'altro che dice postazione visita alla valle. Forse se la metti da qualche parte e la accendi ti permetterà di visitare tutte le altre valli che ho visto. Come faccio ad esserne sicura? Beh, c'è solo un modo per saperlo. Per una volta nella vita prova l'emozione di premere un bottone, anche se non hai idea dell'effetto che avrà. Devi solo metterti il leggero da qualche parte nella valle e provare ad accenderlo. D'accordo, finito. Quindi c'è postazione visita alla valle. Lo mettiamo qua. Lo metto al posto dell'orologio. Ci sta. Aspetta, togli queste cose. Cross. Usa la valle guida al multiplayer. Puoi invitare fino a 3 amici nella tua valle. Usa una postazione visita alla valle per generare dei codici di visita. Raggiungi la valle di un amico inserendo il codice nella sezione multiplayer. Ok. Quindi fatto. Vorresti aprire una connessione per visitare la valle e i tuoi amici potranno visitare il tuo villaggio usando un codice speciale. Apri una connessione per visitare la valle. Aspetta un momento, mentre genero il tuo codice d'accesso speciale della valle. Per la pazienza, il tuo codice è scrivitelo, mi raccomando. Ora i tuoi amici possono visitare la tua valle inserendo questo codice nel menu iniziale. Vabbè, non ho amici, quindi non credo che andremo lì. Poi come faccio ad uscire da qui? Chiudi. Ok. Jack Skeleton, non ce l'ho. Dove lo trovo? Ehi, scommetto che il tuo primo amico è stato un giocattolo, non è vero? Era qua in questa casa. No. Che devo fare qua? Non so, non so da dove potrebbe provenire. Che cazzo ne so? Ce ne sono altre? Adesso controlliamo. Magari ce ne sono altre. Non so quante sono e dove vanno messe. Ecco,
come se potesse essere appesa da qualche parte. Appesa. Allora appendiamo. Quindi il fango qui non è cioccolato. Ok. Ehi, scommetto che il tuo primo amico è stato un giocattolo, non è vero? È chiaro qua. Ah, diceva nelle terre dimenticate. Ma dove appendere? Qua. Forse ce ne sono altre. Sto guardando ovunque, ma non vedo niente. Part
piuttosto piccolo, con lo spazio cavo al suo interno, come se potesse contenere qualcosa. È un cappio in cima, come se potesse essere appeso da qualche parte. Ma poi quante sono? Andiamo a vedere se di là in spiaggia non abbiamo trovato niente, neanche nella foresta. Potrebbero essere lì. Non so dove andare. Dove vado? Non c'è niente. Qui ce n'è un altro. Ma quante sono? Resto 4. Ne saranno altre. Non posso credere di aver trovato Simba. Sapere dove. Ma possono essere anche dentro le case. Quante devono essere? Thank you.
Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato. Quante sono queste matrioske? Adesso ne ho 4. Saranno 5. Quante sono? Cerchiamo. Allora, qui non vedo niente. Andiamo di qua. Sono così felice che Eric sia qui. Non c'è nulla. E neanche. Cavolo. Ho trovato una strana matriosca, dove potrà... non lo so. Ma non c'è scritto quante sono. Allora, le spiagge abbiamo guardato, qui abbiamo guardato, adesso vediamo in città. Non so dove sia. Qui no. Poi questa è tipo la casa di Biancaneve. Sembra. Il mio migliore amico Ralph è un testone, ma gli voglio bene. È più da foresta questa casa, però. Non è da città. La paglia. Riesco a prenderla. Sembra più la foresta. Principessa del comfort. Sì, devo guardare su Google. Perché qua non le trovo. Non so neanche quante sono. L'ho guardato ovunque. Qualcuno vale la pena sciogliere. Adesso vado su Google per sapere com'è, perché non ho capito. È inutile che perdo tempo. Numero di
residenti amichevoli in questa valle è piuttosto impressionante. Come se fossimo entrati nell'immaginazione di Bob. Sì, non è quello che cerco io. È un albero. Devo cercare un albero. Ok, sono quattro. Allora, te le dobbiamo averle tutte. Dovrebbe essere un albero qui da qualche parte. Quale non si sa. Devo cercarlo. Che fortuna! Ho dei vicini fantastici! Abbiamo avuto Jack Skeletron. Oh, finalmente! Bella foto, magari. Ma sì, dai. No. Ehi, tu! Dobbiamo parlare subito! Parla con Jack. Sei Jack Skeletron? Non posso credere che tu sia qui, su tutto di te, della città di Halloween. Che cosa meravigliosa, ricordo che piacere più l'ho passato qui. Sei stato tu ad evocarmi qui. Certo, beh, grazie di avermi evocato. Sono così felice di essere tornato. In Ladrin Valley c'è sempre bisogno del genere di stamento che solo io posso fornire. Sono felice che tu sia tornato. Che splendido benvenuto. Ho sentito l'eco della magia quando la valle è tornata a essere abitata. Ma sono rimasto bloccato nel percorso. Che strano. Forse la magia dell'FS ha interagito in modo inaspettato con la magia della Dreamline. Comunque sono contento di riaverti al villaggio. Splendido, ora però c'è del lavoro da fare. Che comunque non l'avrei mai. No, se non l'avrei mai. Prima di tutto, puoi aiutare a sistemarmi?
Certo, cerchiamo un bel posto in cui tu possa vivere. Non c'è di che! È un piacere! Qual è la casa di Jack? Vabbè, è ovvio che la metto di qua. Aspetta. Andiamo a costruire la casa. Non so che diavolo giochiamo stasera, perché ci sono un'infinità di missioni. Costruiamo, poi vediamo come arredarla. Infatti va già girata. Ciao. Che cos'è? Sento un senso di avventura. Aspetta che dobbiamo girarla. Lui dice, questa casa è perfetta, ti piace? Certo che sì, sento già le idee rivolire nel mio teschio, ma mi chiedevo se ci si raggiungerà nel percorso delle feste. Significa che la magia delle feste e la magia di questo posto sono collegate. Ne sono sicura, devo fare delle ricerche. Adesso voglio solo sistemarmi un po' prima di uscire ad ammirare le meraviglie della valle. Se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure, Jack. Ehi, scusami, ho degli esperimenti che stanno aspettando. Fuori dell'arco. Non c'è di che! Ma per quanto riguarda l'evento, compiti ho. Sbloccarlo. Poi le erbacce con la magia. Vai a pesca, completa delle faccende reali, trascorre il tempo con un ventore magico, dai un abitante del villaggio qualcosa che ama, costruisci qualcosa. Non
Dov'è andato? Adesso che dobbiamo fare? Devo aumentare il livello di amicizia di Jack. No, prima voglio vedere com'è la casa. Spero che tu abbia una giornataccia. Cosa da darti, vediamo. Il burro, il gelato al cioccolato, il gambero, non c'ho un cazzo da darti. Vediamo se mangi questo. Per adesso. Non lo posso portare in giro. Ok, facciamo coltivare perché è così. Anche per me. Il tuo arrivo è previdenziale, c'è una cosa di cui vorrei parlare con te. Cosa posso fare per te, Jack? Prima di tutto devo dire che la casa che mi hai preparato è assolutamente splendida. Ma sono riuscito a sgranchirmi le ossa e fare visita ad alcuni abitanti del villaggio e indagare sulla valle. Certo che ha senso. Ora tieni presente che ho una mente scientifica e quando faccio nuove scoperte divento molto curioso. Mi sono reso conto che è passato parecchio tempo dall'ultima volta che sono stato qui e temo di aver commesso qualche errore. Cosa hai fatto? Forse la mia curiosità ha preso il sopravvento. Non assicuro che se mi presenti in giro si risolverà tutto. Certo, andiamo a trovare Olaf, l'abitante del villaggio perfetto da conoscere per primo. Posso portarmelo dietro? Vai, vieni con me perché... Non c'è niente. È un piacere. L'altra patch la sbloccheremo quando riesco ad uscire di casa. Allora, qui se posso costruire una strada. Che arriva fino qua. Andiamo a cercare Olaf, che si trova. Casa sua. Scusate, ma
Dov'è? Non era qui. No. Se crash lo riattiviamo. Mi solleva che ci siano qui tante persone gentili qui. Ciao. Allora, mi piacerebbe presentarti qualcuno. Questo è Jack Scale. Ci siamo già conosciuti, fantastico. Ho una curiosità sulla parola fantastico. Ma lasciamo stare, non vuol dire una curiosità? Allora, cos'è che non va? Qualcosa che è successo oggi. Remy mi ha portato un incredibile gelato al cioccolato che volevo dare l'anno come sorpresa per la giornata dei migliori amici per sempre, che ho inventato stamattina. Poi però è accaduto qualcosa di inquietante. Forse io non sono ancora maturo, ma credo che ancora una persona matura lo avrebbe trovato inquietante. Il signor Skeleton ha cominciato a dire: cos'è questo? E toccare gelato con le sue dita assurde. Terribile. Grazie al cielo mi fa piacere sapere che non sono l'unico a pensare che non dobbiamo mettere dita nel gelato. Non preoccuparti, allora ti presenterò un altro gelato, ti preparerò un altro gelato al cioccolato e scambierò quattro chiacchiere con Jack Skeleton. Si è fatto rimbucarsi in qualche modo in casa della gente. Grazie, prendi la ricetta. E Lilith, sì, Olaf, non potrei privarmi di una curiosità. Sapevi che fantastico può anche voler dire frutto della fantasia? Grazie, lo apprezzo molto. Andrò subito a preparare il gelato al cioccolato, così avrai la sorpresa per Jonathan e i migliori amici per sempre, per anno. A presto. Ok, lo facciamo qua. Abbiamo la Ola, che penso sia ancora lì, spero. Non so più, bene. Dove sta? Qua. Ciao, sono Olaf, mi piacerebbe parlare con te. Ciao! Ti ho portato il gelato al cioccolato fatto con amore solo per te per anno. Grazie, l'anno lo adorerà. Questo Olaf che conosco. Sono confuso, c'è un altro Olaf? Che anche lui piacciono gli abbracci? No, no, tu sei il solo Olaf. Sono felice che tu non sia più arrabbiato. Anch'io. Essere arrabbiati è divertente. Stavo cercando di ripetermi che era contento, ma la frustrazione è un'emozione molto pungente. Come le salatite di ghiaccio, non sono riuscito a ignorarlo. Ma sono lieta che tu debba più esprimere nessuna emozione negativa. Grazie di aver salvato la giornata dei miei amici per sempre, Lily. Non c'è niente di che. Non preoccuparti, però ho già il fatto che non si tocca il cibo altrui senza permesso. Credo sia una buona idea. Ciao, Olaf. Arrivederci. Jack. Non è più qui. Sala. Questo villaggio è bellissimo. È tempo di arte, astuzia e politica. Dobbiamo parlare. Olaf era molto arrabbiato per quello che hai fatto al suo gelato. Gelato, si chiama così. Sì, non può rovinare. Mi domando. Sarà collegato una affascinante unione tra cioccolato e magia dell'inverno. Cerchiamo di non distrarci. Devi chiedere alla persona prima di fare una casa del genere. Ah, è dolcissimo, te lo dovrebbe fatto assaggiare di sicuro se glielo avessi chiesto educatamente. Dice che è dolce. È anche fatto di neve. Devo fermarti subito. Manipolare il cibo, qualsiasi cibo, è da maleducato. Mettere le dita è semplicemente antigenico. Ah, certo, capisco. Scusami, Lilith. Era così affascinante che non sono riuscito a trattenermi. Va bene, so che non l'hai fatto con cattiva fede. Chi è il prossimo che vuoi conoscere? Forse qualcuno che vede le cose nel mio stesso modo. Qualcuno che apprezzi il potere della paura. Qualcuno che trovi la gioia nelle ombre.
Mostra chi andarti presente da Ursula. Addio. Tanto ti do anche queste cose. Così almeno aumenti di livello. ti do questo fiore. Ah, se questi li mangio. No. Vabbè, andiamo da Ursula. Poi ci penseremo dopo a livellarlo. Allora, Ursula dove sta? Qua. Quindi scendiamo qua. Oh mio Dio. Devo fare anche il cammino delle stelle. Allora, dovrebbe essere qui da qualche parte. Se non è sparita, eccola. Vieni qui, caro. No. Ah no, non di nuovo lui. Questo è Jack Skeletron. Immagino che vi siate già incontrati. Purtroppo, com'è andata? No. Dunque, è entrato in casa mia oggi. Inizialmente ho pensato che volesse stringere un patto. No. Ma è andato diritto alle mie pozioni, ne ho prese svariate, ho iniziato a mischiarle. Ma avevi lavorato con tanto alla tua collezione. Esattamente, almeno qualcuno ha riconosciuto tutto il mio duro lavoro. No. Quella minaccia continuava a chiedermi dove tenessi l'alito di rospo, poi ha mischiato un'inchiostra di Kraken con il sale di fumarola. Sono solo lieta che avessi portato di mano l'essenza di alga notturna per evitare che la mia intera casa andasse in fumo. Oh no? Oh sì? Voglio rimediare quali pozioni hai rovinato? Il presciolino, anche se se usare la magia della Dreamlight, il tipo di pozioni che, che produco sono ben altro, le tue capacità. Però puoi procurarti degli ingredienti, se quella creatura molesta verrà adeguatamente redarguita, immagino che possiamo lasciarci la casa alle spalle. O sei sicura che gli parlerò di cosa hai bisogno? Portami dell'uva spina, della nasturzi rossi, dei gigli della passione bianchi e delle ametiste. Ci penso io. Allora, l'uva spina, 3-12, nasturzo, rosso, giglio e ametista. Penso che me la conti tutta la roba che ho nel cassone. Senza andare a raccogliere proprio tutto. Anche perché, allora, nasturzo rosso, giglio della passione bianco, 3-3, dovrei averli qua. Allora, non ho nessuno di queste. Ok, andiamo di qua. Campanelle, dente, giglio della passione bianco ce l'ho. Dividi, ne servono 3 e 1. Poi l'uva spina, il nasturzio rosso. Il nasturzio rosso dove lo trovo? Aspetta, forse sopra. Tutti qui sono stati meravigliosi. Andiamo qua. E no. E qui no. Mi serve anche dell'uva spina. Già che non dovrebbe stare di fianco a me, ma per i cazzi suoi. Allora, andiamo su. L'uva spina da qua da qualche parte. Ok, questa l'avevamo presa prima. Mi sa che ho solo questa. Ah no, anche di qua. Sei bloccato, ti prego, no. Ok, 6-12. Dovrei avere qui qualcosa. No, non c'è l'acqua. Oh, lì c'è una sfera blu, non l'avevo visto. Una
solo queste di piante. No, ce l'avrò in giro. Vai a ricordarti dove. Oh, che cazzo cuore quello. Lo sturzio rosso. Aspetta, vado a vedere negli altri screen. Perché so che ce l'ho da qualche parte. Anche l'ametista ce l'ho. Inutile che vado in giro a raccogliere, già ce l'ho. Allora, andiamo qua. Niente, devo raccogliere questi perché sennò. Allora. Niente. Allora, la metissa qua. Quante ne voleva? Due. Ok. Dividi, due, trasferisci. E mi manca quindi l'uva spina e il nasturzio. Il nasturzio, dove cavolo si trovava? Allora, quando hanno cambiato tutto qua, è stato scomodo. Allora, il nasturzio qual era? Ah, sono questi. Ok, allora devo andare su di qua a prenderli. L'uva spina è un casino, perché non devo aspettare che si ricrei, perché mi sa che ne... Oddio, mi brucio la testa. Ok, vediamo se c'è qualcosa qua. No. No, niente, dobbiamo per forza prenderla sopra. Rosso, giusto, quindi questi qua. Questo è rosso. Giusto, sì. Quello era, non so se questo qui è arancione o rosso, vediamo. No, è arancione. Vabbè, glielo diamo poi a Jack da mangiare. Questo è rosso. Questo è un altro rosso. Porca miseria, quello. Ok, adesso l'uva spina, che è la cosa più tragica, perché... Ah, ce l'ha di qua, bene. Porta quello che ha raccolto a Ursula. Ok, torniamo da Ursula. Di testa. Allora, dove sta Ursula? Ursula... Sparita. Ah, poi io non la vedo. Dove cazzo sta? Qui no, forse nel ristorante. Ah, è qua. Scusate, ma oggi c'ho la febbre, quindi non è che posso essere attiva. Faccio quello che riesco. Ok, dovrebbe essere da queste parti, ecco. Dai, tutto. Reattivo, più che attivo. Sono di ritorno con gli ingredienti per la sua cozione. Oh, grazie, pesciolino. Spero che avrà un'influenza positiva su quel Jack Skeletor in futuro. A proposito di Jack, dove è andato? Beh, stavamo parlando di regalità, di quel buono a nulla di Tritone. E ha menzionato di essere il re, anche lui il re della zucca. È una sciocchezza simile. Allora io ho detto qualcosa su quella sempliciotta della fatta smemorina della zucca in cui vive. Mi è sembrato piuttosto interessato. Non promette niente di buono. Devo ammettere di essere piuttosto curiosa. Sì, gentile, fammi sapere se viene trasformato in topo. Sì, devo scappare. Già, controlla cosa combina Jack prima che provochi un'altra calamità. Calamità. Addio, mio caro. Allora, nella... Divento, mi muovo le erbacce, fai a pesca, completa nelle faccende reali.
trascorri del tempo con un mentore magico. Nella guida del villaggio qualcosa che ama. Costruisci qualcosa. Vediamo se possiamo costruisci qualcosa intende questo. Cazzo costruisco. C'ho tutto. Manichini. Altre tre cose. Ok. Estrai minerali. Andiamo i premi. Devo portare indietro un mago. Amico mio, ho bisogno di aiuto. Jack, ho sostituito un ingrediente della pozione che ha rovinato a casa di Ursula. Grazie, Lilith. Non volevo cambiare combinare un disastro, ma quelle pozioni erano talmente uniche che non potevo resistere a sperimentarle. Beh, immagino che possiamo ritenerci fortunati. Che intenzionato a casa scrivente male. Un salvate può diventare piuttosto malvagio. Io sarei attenta a lei. Grazie all'avvertimento, lo terrò a mente. Detto che qui qualcuno ha una casa ricavata da una zucca. Affascinante, sì, è la fata smemorina. Posso accompagnarti a fare visita, però devi comportarti al meglio, d'accordo? La mia parola. Addio! Vediamo se posso costruire qua. Come è entrata questa casa? La metteremo a posto. Segui Jack Skelton. Vediamo. Adoro le zucche per pistarello. Hanno un solo splendido nome. Ah, non c'è niente di più affascinante di una classica zucca dorata autunnale per incantesimi. Come è vero, le usate spesso nelle mie sfilate. E tu hai varietà di zucca preferita? Beh, una volta ne ho creato una varietà, io stesso. Aveva le scaglie e una dozzina di zampe. Era davvero spaventosa. Aspetta che mi porto dietro lei. Ok. Ciao! Mi chiamo... No, Stitch. Arrivederci! Aloha! Spostati. Hai fatto una bella chiacchierata con la fata smemorina. Sì, in effetti penso sia la mia persona preferita nel villaggio. Guarda la sua magnifica casa. Non sono io la tua persona preferita? Pensona. Ha detto persona, intendevo fata. Lei è la mia fata preferita nel villaggio. Dunque adesso c'è una cosa per cui mi farebbe comodo il tuo aiuto. Certo, di che si tratta? Temo che gli abitanti del villaggio non abbiano capito il mio ruolo di re delle zucche. Non sanno che possono rivolgersi a me per qualunque necessità spaventosa. Hai capito il problema? Abbiamo già parecchi nobili da questa parte. Esattamente. Tu cosa suggerisci? Beh, la fata smemorina mi ha mostrato questo adorabile progetto di trono zucca. Credo che potermi aiutare a costruirlo, certo. Ovviamente ci servirà una grande quantità di zucche, 31 per essere precisi, e anche del legno scuro. 10 pezzi dovrebbero andare bene. Queste quantità saranno perfette per il trono di stile Halloween, non credo. Non avrei pensato a niente di diverso dovendolo fare per te. Trono in arrivo. Grazie, Lilith.
Ma tu non sei responsabile per questo spavento dovresti causare. In effetti ne sono pieno responsabilità. Va bene, ma poi ci facciamo una foto insieme. Come ricordo la tua fermamento nella valle. Ne sarei onorato. Aspetta che ti do un po' di roba. Un po' questo ti do. Non so se è lei, va bene. Con un mentore magico. Non è lei. Creiamo un trono di zucche. Dove vuoi, vicino alla casa di Jack. Sei tu che comandi. Devo perfezionare. Andiamo a scattare una foto. Mi devo mettere più vicino. I miei vicini sono gentili. Sì, cittadini in modello. Ah, con Jack. Un mentore magico, mi sa che non è lei. Forse Merlino. Ah, bene, abbiamo finito. Arrivederci. A prendere Jack. Sì, devo lasciare giù le cose. Dove sta?
Ah, il vestito suo costa 2005. Abbiamo anche la casa delle fate, la giostra di Natale, carini. La faccio fuori tutto qua. Uno possiamo anche prenderlo. Prendiamo il vestito. Possiamo prendere anche la casa delle fate. Dov'è Jack? Ma siccome che siamo in periodo di Natale, potremmo vestirla natalizia, no? Avevo la rana di Natale, questo. Allora, Jack sta sempre lì, visto che ci siamo cambiati, sì. Non c'è di che! Vieni però. Che non viene. Non avrei saputo creare una più bella.
Ah, non possiamo sederci. Splendido, davvero, ti piace. Più di una decina di pipistrelli in un campanile. Oh, sono contenta. Però promettimi una cosa, Jack. Certo, basta che non ci siamo insetti e sacchi di juta. No, chiedo alle persone permesso prima di toccare le loro cose, ok? Anche se ti sembrano nuove e affascinanti. Sono così curiosa ad ogni modo. Prometto che in futuro avrò rispetto per le cose degli altri. Non chiedo altro. Ora devo andare, sono così tanti posti ancora da esplorare. Lui vuole il burro. Il burro, il ciotto al cioccolato, il gamberetto prismatico che non so dove si piglia. Ora possiamo fare il burro e l'altro. Aspetta, là c'era una pianta da rimuovere. Ah, l'abbiamo già rimossa, ok, niente. Andiamo a prendere il burro che sta nella casa di Remy, che dovrebbe essere lì.
Questo qua non sta bene qui. Devo trovargli un posto. Perché non c'è una zona futuristica. Ah, il burro qua. Dai. Dai. No, mi fa parlare con lui. Vediamo se ha passato la pianta carnivora. Ma non ce l'ha la pianta carnivora. Caffè latte e storione bianco. Ma io voglio parlare con lui. Porca miseria. Tieni il burro. Poi lo faremo dopo il cammino delle stelle. Posso dare dei piatti nell'evento? Rimuovi le erbacce, vai a pesca, completa le faccende reali, trascorri del tempo con un mentore, penso sia il mago Merlino. Nella abilità di qualcosa che ama, quindi gli possiamo dare. Ah, ok. Estrae minerali, quindi ha 2 abitanti, ma usciamo da qui. Dovremmo andare a prenderci Mago Merlino. Se lo troviamo. Berlino, dove sta? C'è un negozio di... Paperone. Non dimenticare, la tua immaginazione è una magia molto potente. Ricorda, il tempo è denaro. Sa che vuole lui? No. Frammento di sogno ce l'ho. Potenza blu e cracker. Invece lui. Buona giornata! Tortiera lingotto d'oro. Grazie gentilmente. Potremmo fare un lingotto d'oro qui e darglielo. Ricorda le mie parole, un cattivo e le sue ricchezze si separano presto. Dovrebbe darci... Addio. Ok. Raccoglie i frutti rossi dai cespugli. Mele e fragole. Valgono le mele? Andiamo. No, non ci spugli. Ok, niente. Jack, dove sta? Qui sta andando avanti. Trascorre il tempo con un mentore magico.
Non è lui? Mentore magico. Sai una cosa? Mi piace proprio qui. Dove sta Jack? Ristorante. Che giornata incredibile. Che novità hai? Ho grandi novità, potresti darmi la mano con una cosa? Se devo dartela in senso figurato, certo. Che bella battuta. Devo raccontarti, stanotte mi sono svegliato da un sonno agitato, pieno di idee e teorie che mi vorticavano nel teschio. O che ti porti della camomilla? Assolutamente no, sono entusiasmato per l'eventualità di una scoperta. Cos'è che vorresti scoprire? Beh, la magia di questo posto mi affascina. Cos'è la Dream Line? E in che modo è collegata alla magia delle feste della città di Halloween? Domande importanti, intendo trovare le risposte. Purtroppo però il mio laboratorio e i miei strumenti sono la città di Halloween. Mi interessa attrezzare un nuovo laboratorio. Ho trovato una meravigliosa grotta sotto una cascata. All'interno c'è una stanza che sarebbe perfetta per un laboratorio. Vuoi dire una miniera di Vitalis? Certo. Ci vediamo lì. Attento a non perderti, sono piuttosto grande. Addio, amico mio. Buone. Caspita, è proprio bello oggi. Mentore magico. Non è Ursula. Ah no, ve lo sta dando. Noi siamo a fare il giro della miniera a prendere roba. Che pensi di questo posto? Troppo tetro. No, perfetto. Riesco già a immaginare tutte le ricerche che farò qui. I miei esperimenti sul Natale sembrerebbero sciocchezze al confronto. È magnifico. E così tante idee voglio mettere tutto in pratica al più presto. Cosa facciamo adesso? Beh, mi servono strumenti scientifici. Di solito li prendo prestiti dal dottor Frankenstein, ma ora non è possibile. Che ne pensi di quello che c'è qui? Boccette, mortaio, pestello, pozioni. Di sicuro farò buon uso di ciò che c'è. Ma per esprimerti che ho in programma mi serviranno strumenti con una certa resistenza fisica. Non vorrei che mi esplodessero qualcosa addosso per aver usato il contenitore di vetro sbagliato. Forte, vero? Bene, fortuna che sono un genio del fai da te. Di cosa hai bisogno? Non ti è probabilmente sofisticato. Una dotazione standard di boccette, bruciatori, crogioli e per... Una persona con le tue capacità dovrebbe essere in grado di costruire il kit scientifico usando l'ogni ottenere carbone stoffa, lingotti, ferro e boccette vuote. Certo, ci vediamo dopo. Splendido, ora vado a trovare Merlino, che è qua di fianco. Ho saputo che è un giro della magia, mi farebbe comodo in fornitura sulle forze arcane di questo posto. Non si può creare niente, no? Awesome.
aspetto. Prendo un po' di roba qui. Adoro le giornate.
La cucina delle pietanze è una stella. Jack, dopo adesso no. Veloce, abbiamo del lavoro da fare. Ma sempre nei posti più sceni si mette questo. Ok. Tieni il libro. Il tuo kit è pronto, il momento della scienza. Sì. Lì sapevo di poter contare su di te. Come ne ha trovato la chiacchierata con Merlino? Molto proficua. Abbiamo parlato della magia del Dreamline, degli allineamenti tra i pianeti, della cristallizzazione eterica. La magia del Dreamline è proprio speciale. È molto diversa dalla magia di Halloween. Tu sai cosa vuoi indagare? Beh, i frammenti che compaiono qui sono molto intriganti. Merlino ha nominato il particolare frammenti di notte. Che vorresti trovare qualcuno per me? Sei interessato ai frammenti di notte? Esattamente, la magia che conosco è comunque considerata magia oscura perché ha a che fare con brividi e spavento. Ma la magia oscura di qui, anche se è simile, è più misteriosa. Beh, allora ti sei la persona più adatta per sperimentarci su, proprio quello che pensavo anch'io. Va bene, allora ti porto un po' di frammenti di notte. Eccellente. Stanno bene dopo raggiungermi nelle maniere di Vitalis. Ehi, scusami, ho degli esperimenti che stanno aspettando. Sì. Devo andare nella miniera. Aspetta che vediamo due cose qua. Salve! Tipo questo. Se fossi cresciuto qui, non credo sarei mai voluto scappare dal mio passato. Quindi quelli devo mettere. Arrivederci. In casa. Ok, se vuoi avere del tuo inventario, frammenti di notte. Ok, li prendiamo, se si vede. Ora le andiamo a fare. Dobbiamo andarli a fare. Diceva prima sta cosa, ce l'avevo nell'altro inventario.
Allora, questo di Merlino quando manca? 2. Più del meno con gli abitanti del villaggio. Non si può chiacchierare con lui, sennò mi è libero. Beh, per Giove. Dobbiamo andare a farli. Ecco a te, Jack, sei veramente di notte, come promesso. Appena il tempo lì ti ho avuto un lampo di genio. Jack è fantastico, non so cosa hai utilizzato da quanto ho scoperto la città del Natale. Allora dimmi qual è il lampo di genio, potrei dirtelo, ma preferisco mostrartelo. Fammi ridurre nella polvere questi frammenti e poi li aggiungo, mescolo ed ecco. Ah, credo di essere superato questa volta. Una spina della notte gigante, non è bellissima? Davvero impressionante, ma questo è un problema per il villaggio. Ero curioso di cosa stessi progettando, ma questo cos'è, la mia spina della notte che non va? Ho lavorato sodo per evitare che prendesse il sopravvento nella valle. Se non lo teniamo sotto controllo, si moltiplicheranno e diffonderanno l'oblio ovunque. Oh, beh, di certo non era quello che volevo. Lo so, ma dobbiamo risolvere la questione. Forse con qualche altro frammento di notte potrei trovare. Oh no, temo che tu abbia perso i tuoi privilegi. Sono i clienti magici, almeno per il momento andrò a parlare con. Cos'è? Merlino. Ma cosa mi serve? Dell'infiammazione. Tipo. Ah cavolo, sta per Roma, lo tenevo Merlino qua dentro. Hai visto il mio amico Paperino? Oh,
Arrivederci. Aspetta, un cuore. Vabbè, anche lui. Semplice, valgono queste. Allora, andiamo andare a cercare Merlino. Anche a posare queste cose. Allora, Merlino dove sta? Bene, ho bisogno di aiuto, si tratta di un'emergenza, stanti numi, cosa sta succedendo adesso? Beh, sto abitando Jack Skeletor con i suoi sogni e qualche scoperta scientifica. Qualcosa è andato storto. Ah, mi sono già trovato in situazioni simili, te lo assicuro. Sapevo che avresti capito, fin troppo bene. Ora dammi cosa è andato storto. Ecco Jack Skeletor, era curioso di guardarlo ai frammenti di notte. E beh, qualcun modo ci ha creato una pianta di sfide nella notte gigante. Immagino che dovresti approvare, ma non posso dire di non essermi trovato in un guaio simile. Sul serio? Oh sì, hai fatto un discreto numero di esperimenti prima che tu tornassi nella valle. Beh, non tutti sono riusciti. Fortunatamente è giusto la formula adatta, una specie di pozione, diciamo, a quanto pare la chiave è la metafisica complementare. Sei il migliore, Merlino. Ora qual era? Forse verde? No, davvero, deve essere viola. Pozione viola, capito? Forse quella viola era proprio la pozione da evitare in questo caso. Sono sicuro che sei tra i miei appunti. Quello che sto per certo è che devi cercare l'esatto opposto della spina della notte. Una formula verde, una formula blu, una formula gialla, una formula viola. Ma qual è quella giusta? Sarà facile da trovare una volta che sarai nella mia biblioteca. Merlino, conosco casa tua, è così più totale. Sciocchezze, tutto esattamente dove devi essere. Sinceramente te non comprendi il mio metodo di archiviazione. Deve essere una cosa da mali. Esatto. Un'altra cosa da occupare, buona fortuna Lilith. Nemmeno io avrei saputo fare bene. Dobbiamo andare a casa di Merlino. Non si può prendere. Non dimenticare, la tua immaginazione è una magia molto potente. Con la viola. La vedo. Qua. Mi hanno detto che la pozione giusta è l'opposto di una spina della notte. Metti la pozione giusta sulla spina della notte gigante. Dove sta la spina della notte gigante? Se è l'opposto non è quella viola.
sta la spira della notte gigante? Dovrebbe essere qui. Sarà opposto, sarà verde. Gialla. Cos'è? Sta succedendo qualcosa alla sfida della notte gigante. La pozione sta funzionando. Sì, la sfida della notte sta rimpicciolendo. Guarda, ha lasciato un manuale di frammenta di notte, Lili. Ti piace passarmelo? Strano. Una piantina di spina nella notte è adorabile in un certo senso. Che risultato interessante. Sembra completamente priva di magia oscura. Merita di essere studiata meglio. La terrò in laboratorio per ora. Sei sicuro che sia una buona idea? Beh, devo continuare a indagare, ma ti prometto che sarà la prima a cui mi volgerò se qualcosa dovesse sfuggirmi di mano. Ovviamente se qualcosa dovesse andare storto abbiamo sempre la pozione di Merlino. Potrebbe essere proprio quello che mi serve per scoprire il segreto della magia di questo posto. Grazie Lili per il tuo supporto alle mie indagini scientifiche, per il tuo aiuto a gestire quel piccolo problema. Felice di dare una mano, sta più attento in futuro. Magari un po' più teoria e un po' meno pratica. Cosa che prendere in considerazione. Devo andare ora. C'è un lavoro da fare. Aumentare di livello. Qui con me. Non ho più niente da darti. Tipo questo. Non c'è di che! Se lo porto da me a cogliere un po' di verdurine. Vieni, andiamo a raccogliere le verdurine. Perché non viene lui? Sai che devo cucinare dei piatti a una stella. Aspetta. Vabbè, guarda, faccio, mangia qualche pietanza semplice. Cucina delle pietanze da una stella. Cosa non l'hanno ancora messo a posto.
6 7 erano 10. Solo un'ora in più non sta mai. Semplice. Cos'è una pietanza semplice? Andiamo a fare la ringa. Staring. Una. A due stelle, credo. Due. Non mi ricordo più quanto siamo. No, non siamo sicuramente a 15. Allora, se lui venisse,
Porca miseria, me lo porterei a livellare. Ma non posso livellarlo se sta qui. Devo livellarlo. Aspetta, lo sposto. Se vedi Vaia. Io ho bisogno di lui, ma lui non viene. Paperino è tornato qui. Io voglio parlare con lui. Porca miseria. Sta qui. Oh. No, voglio parlare con lui. Venire con me? No, sto sempre qui. Ma non viene.
Porca miseria. Recupererò robe e gli diamo da mangiare. Di questi poi teniamo tre di questi. Non credo, i miei antenati avrebbero mai immaginato che avremmo viaggiato in un posto come questo. Dargli questo e vediamo. Sembra che abbiamo un eroe qui. Un po' di fiori per la strada. Cazzo, gli ho dato. Vabbè. Huh?
qualcos'altro. Non viene, dobbiamo fare. Fiori. Non dimenticarlo, la gentilezza vince. No. Al ristorante. Ma sta sempre al ristorante, che palle. Le pietre, ma poco avanti quei fiori, però intanto glieli diamo. Non voglio far fuori tutta la roba. Se venisse con me li farei cogliere le zucche, ma non viene. Alleluia. Vieni però. Prendiamo un po' di zucca.
miei amici troll piaceresti meglio. Ai miei amici troll piaceresti molto. Posso vendere? La mia bellezza è... posso vendere? Ci vorrebbe qualche slitta in più da queste parti. Fantastico, sei gentile.
Mi chiedo dove raccolgano il ghiaccio. Mi solleva che ci siano tante persone gentili qui. Sì. Posso parlargli? Ehi, sai una cosa? Sei il mio vice sceriffo preferito. Siete giusto in tempo. Tutta una scoperta fantastica, quasi meglio di quando abbinato per la prima volta un arancione con il nero. Sentiamo, manca qualcosa nel cuore della Dream Valley. È gravissimo. Cosa? Una festa? Pensaci, c'è un chiaro di luna, ma non c'è una festa. È questo che è sempre mancato. In effetti ha senso. Le prove conducono tutte nella stessa direzione. Ho chiamato alla festa mancante di Dream Light Day e voglio darle vita. Ti andrebbe di aiutarmi? Sembra un'idea divertente. Splendida, cominciamo. Di cosa hai bisogno? Vorrei che facessi un sondaggio tra gli abitanti del villaggio. Chiedi loro qual è la festa che preferiscono e cosa significa per loro. Qui ci sono così tante persone diverse che sembra ragionevole pensare che Dream Valley Day debba unire tutti. Ti consiglio di parlare con Manello, Pescar, Olaf e Mini per avere una compione trasversale. Certo, vado. Emine, è tempo per un piccolo sondaggio. Sto parlando con alcuni abitanti del villaggio per scontro di Jack Skeleton. Certo, Lily, cosa dovrebbe sapere Jack? Qual è la tua festa preferita e perché? A me piacciono cose diverse, feste diverse. Se dovessi dire qual è la più divertente, però sarebbe Halloween. Adoro mascherarmi, farmi spaventare. Sinceramente la cosa mi sorprende. Davvero, perché mi piace sperimentare con la moda. Certo, mi piace essere spaventata per divertirsi, non per davvero. Quando ero intrappolata in qui e là, è stato davvero spaventoso e per niente divertente. Perché ti piace essere spaventata per divertimento? È molto emozionante, è come una sorpresa fantastica. E quando finisce ricordo di essere sicuro circondata dagli amici. Quindi, cosa carina. Sono felice di saperlo, ci vediamo, sono felice. A presto, ricorda che ti voglio bene. Ma quindi io non posso vendere. Ehi là. Posso vendere.
io, Olaf. Allora, posso farti qualche domanda? Certo, Lily, ti piace moltissimo rispondere alle domande. Io e Jack Skelton stiamo cercando di creare una nuova festa per Edina in Valley, quindi volevo chiederti qual è la tua festa preferita e perché. Beh, le feste sono tutte troppo speciali per scegliere una sola, ma ho senz'altro un'attività festiva preferita. Certo, anche quella qual è? Forse regali. Durante l'anno raccolgo curiosità sui miei amici. Cosa amano, di cosa hanno bisogno, le cose che non fanno per se stessi, e poi trovo il regalo perfetto per loro. Se la cosa non mi sorprende affatto, è solo che adoro la faccia che fanno quando saltano qualcosa che gli ho dato. Scartano. E con l'abbraccio migliore di sempre. Perfetto, grazie, Ola. Oh, grazie. Ehi! Ehi, posso farti una domanda? Certo, l'ho appena fatto. Bella battuta. Lieta che qualcuno riconosca il mio genio comico. Sto cercando di aiutare Jack con una cosa. Qual è la tua festa preferita? Festa? Sì, l'ho vista su internet. Le feste sono... con ogni videogioco hai eventi speciali, nuovi mini giochi, a volte un nuovo tipo di valuta, giusto? Più o meno. Sto per lasciare troppo vecchio per essere collegato a internet e non mi sembra che ce ne fossero in Sagre Race, quando non posso dire di averne mai provata una. Ma sembra divertente, mi piace l'idea di avere potenziamenti speciali che ti danno nuovi poteri entusiasmanti. Perfetto, lo dirò già, aspettati qualcosa di divertente. Con l'arrivo del Green Valley Day. Ok, Scar, dove sta? Sale. Ciao. Si trovo qui, fantasirmi, oh cielo. Sarà breve, Scar, lo prometto. Solo qualche domandina da farti. Sei gentile, vuoi rovinarmi la giornata solo momentaneamente? Forza, fai le tue domande, cercherò di tenermi sveglio. Va bene, anche la mattina verrò dalle tue zampe velocemente. Non abbastanza velocemente per me. Vai al sodo, Lily. Volevo sapere qual è la tua festa preferita e perché. Festa, pare di una di quelle cose umane di cui siete tutti tanto appassionati. Beh, oggi umani piacciono, ma non c'è motivo di imitare solo a noi. Una festa è una specie di rituale che creiamo per sottolineare qualcosa di importante. Suona come qualcosa degno di nota. Mi ricorda quando i sudditi del regno si radunano alle rupe dei re per onorare il nuovo principe, la nuova principessa, sì, qualcosa del genere. Radunare i sudditi per maggiore maestà è molto soddisfacente. Ottimo, lo farò sapere a Jack. Tutto questo c'è quello scheletro deambulante. Forse metterò da parte il mio progetto di masticare con le vecchie ossa per il momento. Vai ora e ricorda il nostro piccolo segreto. Sì.
Ali, sei riuscita a scoprire cosa pensano tutti delle feste? Sì, Mariel è questo momento interessata all'idea di potenziamenti a tema. E Scar piace l'idea di far feste in cui tutti gli rendono omaggio. C'ho già l'idea. Olaf dovrà raccogliere tutte le curiosità sui suoi amici per scegliere i regali preferiti per loro. E Minnie stranamente piace a lui. Davvero, non è meravigliosa? Immaginando che ne sarei stata contenta, mi dice che piacciono gli spaventati e divertenti. Splendido, allora sai esattamente davvero cosa hai in mente. Una sorpresa, sai, lei, sia per lei che per te, posso avere un indizio? Posso soltanto dirti, si dice che si mangia prima con gli occhi, ma in questo caso non è vero. Ma molto misterioso. Riguardo agli altri, beh, per loro mi servirà il tuo aiuto. Cosa devo fare per Vanellope? Voglio darle un assaggio speciale del divertimento da tema festivo. Potresti prepararmi un teschio di zucchero dai colori vivaci. Se si vede un zucchero di canna, vaniglia e un frutto di Dream Light. Andrò a parlare con Remy per preparare caramelle e può essere compiacente. Cosa devo fare per Scar? È perfetta per la sorpresa per Scar. Ci serviranno delle verdure fresche. Potresti coltivare zucchine, patate, pomodori, peperoni nelle terre dimenticate e portarmene. Verdure coltivate nelle terre dimenticate sembra inquietante. Beh, ho prelevato dei campioni di terreno da ciascun bioma e nel terreno delle terre dimenticate ho trovato della magia affascinante. Scar mi sembra piuttosto sofisticato e sono certo che il terreno delle terre dimenticate produrrà verdure squisite. Cosa devo fare per Olaf? Voglio aiutare Olaf a esplorare la sua passione per la curiosità di condividere con alcuni libri molto speciali. Potresti raccogliere fibra, legno scuro e stoffa che serviranno per costruire un libro vuoto. Certo, grazie Lilith. Ora vai, abbiamo una festa da organizzare. Allora, facciamo prima questa 9 12 6 4 fibra, dovremmo esserci. È un libro vuoto. Questo palle, vabbè. Ecco il libro, Jaden Knight sarà fantastico. Ottimo, l'entusiasmo sta ribellando come l'altro di una demone. È un pozzo di catrame. È piuttosto raccapricciante. Grazie. Ora abbiamo ancora il lavoro da fare, proseguiamo. Ok, adesso dobbiamo fare questo. Zucchine, patate. Ah, nelle terre dimenticate. Zucchine, patate, peperoni, pomodori. Allora aspetta che vendiamo sta roba, si può vendere? Come va? No, si può vedere.
Allora, zucchine e patate. Andiamo a cercarlo, non mi ricordo. Dormo però. Allora, pomodori 6. Allora, peperoni 3-6. Serve poi patate e zucchine. E per questa casa la metteremo a posto. Patate e zucchine. Allora, qui ci dovrebbero essere zucchine e patate, no? Allora, zucchine 12. Le patate sono sopra. Qui abbiamo messo questa roba qua, dobbiamo metterli su. Vabbè, non l'ho innaffiato. Allora, le patate, quante sono? 8. Ehi là! Ok, adesso vediamo se posso vendere queste zucche. Non me le fa vendere. Ah, adesso sì. No, sai che ho raggiunto il limite massimo dei soldi perché non me le fa vendere. Ok, allora andiamo a coltivare. Non posso coltivarle qui. Dobbiamo fare coltivazioni da queste parti. Poi le elimineremo.
Ciao, tutto bene? C'ho un po' di febbre, un po' troppa. Non sto bene. Infatti sto giocando a questo gioco molto chill. È molto bello questo gioco. È uscito l'altro giorno la patch nuova con nuovi personaggi, che vabbè, io non ho comprato perché ho la febbre, quindi non sono riuscito a fare acquisti. Però è uscito Nightmare Before Christmas e poi è uscito Gaston. Sono usciti altri personaggi che però sono un DLC, che costano 30 euro, quindi quello più avanti lo giocherò appena guarisco, che posso uscire a comprarmi, a ricaricare la tessera. Sì, no, il gioco è molto carino, è divertente, è molto facile, nel senso che non è che è chill. Sì, è quello. È che ho anche tutti gli altri eventi da fare, porca miseria. Adesso poi c'è pure l'evento di Diablo. Devo fare un po' tutto. Poi c'è Genshin, di tutto, cioè. Vabbè, apriamo, coltiviamo qua. No, questo gioco è carino, è molto chill e tranquillo. Poi adesso hanno messo il matchmaking, quindi puoi andare anche nel mondo delle altre persone. Andare a rubare, diciamo. A fare cose, non lo so, non l'ho ancora provato perché non ho per adesso amici che ci giocano su questo gioco, quindi il matchmaking è solo con gli amici, non è con gli sconosciuti. Pattuglia completata, quadrante al sicuro. Ma qua devo coltivare. Voleva proprio lo star male in questo periodo, che devo uscire a fare i regali, comprare cose. Poi non avevo calcolato il DLC qua, pensavo che era acquistabile con le pietre del gioco. Vabbè, sicuramente adesso ho 38 di febbre, già la gente mi dice esci, usciamo. Sì, col cavolo, 38 di febbre. Sì, no, mi dicono dai esci, io uscirei perché alla fine ho pure le palle a casa. Però come fai? Esco, arriva la febbre a 40, poi esco per andare all'ospedale. Mi tocco a dire dai, perché sei bloccato? Ogni tanto si blocca. No, ok, è ripartito. Sì, no, c'è la gente, non lo so. Quando stanno male gli altri va bene, quando stai male tu. Adesso bisogna aspettare che crescono. Non so quanto ci vorrà. Aspetta che non ho finito qua. Vabbè, possiamo arredare, ovviamente, che aspettiamo che cresce, no, niente da fare. O livelliamo Jack. Vediamo da mangiare. E niente, devo fare altri due spazi. Ok. Sì, no, io sono in Piemonte. Qua il freddo, cioè, si sente. Vabbè, adesso che sto male lo sento, però quando non stai male si sente lo stesso. No, vabbè, qui... Beh, però ci sono delle belle giornate di sole. Non sembra vero. Però ci sono delle giornate di sole interessanti. E guardare dalla finestra è un po' triste. Però... Ma non fa tantissimo freddo per adesso, però meno per il io non esco da due giorni, però quando sono uscito, beh, il mattino, sì, beh, il mattino e la sera, ma se esce a quest'ora fino alle 5 alle 6 si sta ancora bene. Ok, non è estate, però è ancora un po' un clima non proprio così freddo.
Se sei abituato al clima più soleggiato, Ohana significa famiglia. qua poi lo Famiglia senti, significa perché poi vabbè, nelle mie zone siamo in connessione, pianura e quindi c'è anche la nebbia. Quindi il freddo lo senti. Niente, devo livellarlo. Mentre aspettiamo che cresce la roba lì, se no non posso andare avanti col gioco. Ah, però abbiamo un'altra missione qua. Possiamo andare avanti con questa. Aspettando lì. Andiamo da Remy. Qua. Ma qua si sta bene alla fine, a parte il clima, tutto il resto va bene. Che succede con questo vicino? Beh, ovvio, sì. Probabilmente non c'è il mare. Alla fine qua d'estate, che fai? Ti butti nelle risaie. Sei stato con il maglione qui, ma che periodo era? No, beh, se loro... No, beh. Loro stavano con le maniche corte, ma strana sta cosa. Cioè, alla fine... Vabbè, ma qua non fa così freddo d'estate. Vabbè, sotto al sud sicuramente. Il clima è diverso. Cioè, ovviamente adesso farà comunque freddo perché comunque arriva l'inverno. Non credo che sia caldissimo come l'estate, insomma. In alcuni posti c'è anche la neve. Però sicuramente si sta molto meglio che qui. Qui anche in casa muori senza i termosifoni. Devo andare da Remy. Diciamo che... Cioè, alla fine lì anche il ma... Dov'è Remy, però? Non è qui. Oh, niente, ok. Non sta qua. Il mare... Boh, è anche diverso qua al nord rispetto al sud. Vabbè, quello sì. Qui basta che, cioè vabbè, io sto in Piemonte, basta che vai sopra Torino e poi di neve c'è Posso un avere un bel po' di po', poi aiuto? vabbè, sono vicino alla Valle d'Aosta, lo voglio. Eccolo qua, Remy. Lo cercavo. Sì, la fortuna è anche quello, se ti piace sciare. A Ciao! me sciare non mi dispiace. Però una vita che non ci vado. C'ho tutta l'attrezzatura, però non ci vado mai perché comunque mi piace più girare la montagna autunnale. Il ghiaccio non mi piace tanto. Non mi piace molto l'inverno. Quindi non mi piace tanto. Cioè mi piace sciare ma non mi piace stare lì tanto. Perché fa troppo freddo. Preferisco andare in montagna quando ci sono comunque ottobre. Quando si può vedere. Si può vedere, insomma, un po' di natura. Io mi annoio a sciare troppo. Un po' il freddo. Cioè, è divertente, per carità. Però... Quando smetterla, vero? Ok. Vabbè, cioè, ci ho dato una pozione per le fragole. Ricevuto, le caro, ora devo scappare. Ok, anche questa missione l'abbiamo fatta. Prepara il teschio di zucchero. Andiamo a cucinare.
Tasca di zucchero era un cibo o... Sì. Jack è qui, non faccio neanche tanta strada. Tieni il teschio. Carino questo teschio di zucchero. Ecco qua, un teschio di zucchero come promesso. Fantastico, se l'avessi avrei la pelle d'oca in questo momento. Questo è ciò che voglio sentire. Sei molto bravo a seguire le istruzioni. Ci sono tre bambini nella città di Halloween che avrebbero molto da imparare da te. Cosa stai progettando con il teschio di zucchero? Lo vedrai, ma non ancora. Perché dobbiamo aspettare questa la... No, le cose che crescono, porca miseria, perché le posso raccogliere solo in quella zona. Che me magno la patata, però me non le posso vendere. Quanto ci vorrà, chi lo sa, sono cose diverse. Però nel mentre livelliamo Jack. Pattinare sul ghiaccio, mai fatto. Mai fatto. Da me c'è la. Ah no, c'è in città, adesso per l'inverno mettono la pista ciclabile. La pista ciclabile, sì, la pista di ghiaccio. Però sì, no, l'ho fatto una volta, adesso che mi fa venire al palaghiaccio. Adesso mi fa venire quando ero giovane. Al palaghiaccio. Qui non so, ci vorrà parecchio tempo. Però è stata un'esperienza traumatica, mi sa, perché non l'ho più fatto, non lo so. Non ho la più pallida idea. Non mi attira. Mi piace più vederlo. Sciare lo trovo più interessante. Forse perché c'è proprio il contatto con la neve. In una pista di ghiaccio, cioè se non è magari in mezzo alla montagna, che sci lì, però dentro una struttura, boh, perde un po' di senso. Non lo so, mi piace più vederlo. Magari adesso che c'è il Natale fanno vedere quelle gare di pattinaggio. Però è una cosa molto più atletica, diciamo, rispetto a quello che andiamo a fare, diciamo, noi, no? Poveri umani che non sanno pattinare. Allora, raccoglie dei frutti rossi, pesca un pesce spigoloso che non so dove si pesca. Questo hanno messo l'evento per tirar sui premi. Dovrei scoprire qual è il pesce spigoloso e raccogliere dei frutti rossi nell'attesa che vengano sulle piante. E intanto gli diamo da mangiare a Jack, raccolgo un po' di roba. Non lo so, a me il pattino non mi piace, boh, forse perché non ho quella passione lì sportiva del pattinaggio. Sciare lo trovo più interessante. Cosa che devo fare? Sono già perso. Andare a mangiare a lui sicuramente. Ma lui, devo dare delle pietre. Questo mangia le pietre. Cazzo, gli smeraldi mangio. Non so se ne mangio i fiori, perché la barra va avanti troppo piano. Beh, intanto ti do questi, un po' avanti va. Cioè, pochissimo avanti. Io valgo 10 volte più. E niente. Se riuscissi a prendere queste, porca miseria. Ok, abbiamo fatto. Raccogli frutti, raccogli 10. Trascorre il tempo con un proprietario un po' naif di una bancarella. Quello della bancarella è, come si chiama quello? Non è qui. Il personaggio di Frozen. Dove cavolo sta? Qua al ristorante, ok. No, l'altro, perché l'altro è il tipo, il fidanzato,
penso di Anna, non mi viene in mente come si chiama, perché lui in questo gioco ha la bancarella di vendita, quindi gli dice il personaggio che è questo qui. Devo passare il tempo con lui. Facciamo qualcosa insieme. Abbandono lui, tanto dobbiamo aspettare che cresce tutta la frutta. Ah, Christoph, ok. E passiamo del tempo con lui. Intanto devo ancora vedere l'evento di Diablo, chissà che cosa sarà. Solo che vorrei fare un evento alla volta, perché posso fare 320 contemporaneamente. Allora, qui dobbiamo aspettare lui. Solo che Diablo è molto più difficile rispetto a questo, quindi. Ma questa roccia chi l'ha messa qui? Ah no, è al contrario. Continua a credere in te stesso e accadranno cose meravigliose. Allora, prendiamo le pietre. Che dobbiamo fare? Dobbiamo dargli da mangiare. Forse mi conviene andare in miniera. Ok. Devo andare a mangiare a Jack. Lui mangia gli smeraldi, mangia. Sì, una volta ho dato un sasso da mangiare ad Ariel, lui gli piaceva. Ho fatto un livello solo a dargli dei sassi per terra. Poi non li ha più mangiati. È stato una botta di culo. Ho risparmiato un sacco di risorse dandogli quei cosi. Però capitasse ancora. Niente, dobbiamo dare da mangiare a lei perché adesso abbiamo perso. Ok. Qui ho fatto la mia zona DJ spiaggia. Privé. Albergo. La cosa bella di questo gioco è che te lo puoi costruire come vuoi, quindi ti fai il tuo ambiente, le tue strade, eccetera. Ma prova a dargli sti due fiori poi, so per vedere se li apprezza. Perché c'è da livellarlo parecchio, perché devo portarlo a livello 10. E più aumento, più avanti vai. Vediamo se c'è quel pesce qui. Diventa insomma più difficile livellarli perché. Pesce spada non è il pesce che mi serve, mi sa. Perché qua dice che è il pesce spigoloso. Che cazzo è il pesce con le la spigola? Allora, spigoloso è la spigola, ma non mi ricordo dove si trova. Allora, la spigola è questo. Sta proprio tra dovunque. Tranne che qui, ok. Lo slargo. Cos'è lo slargo? Un posto nuovo, perché poi con i DLC ci sono delle cose nuove che per adesso non ho. E quindi può essere questo slargo, che non so dove sia. Andiamo al prato tranquillo, prima o poi salterà fuori. No, per fortuna nei collezionabili ti dice dove sono le varie cose. E quindi diventa più facile. Alcune cose no, te le devi scoprirle. Però per esempio gli alimenti sì. Però per esempio le ricette che devi fare no, le devi fare a caso alcune. Vabbè, le guardi su Google, perché alla fine, cioè, se no sprechi solo risorse. No, devo centrare questo. Devo trovare questa spigola, che poi tra l'altro ce ne vogliono 10. Tanto là prima che
pesce, gatto, no. Ma sì, ma non lo c'entra. Ok. Oh, tutto mi dà tranne sto pesce del cavolo. No, niente. La trota. Boh, forse di lasciare fare il mondo di Frozen. Abramide, non so neanche che pesce sia. Però vabbè. Non quello come mi guarda. Come mi osserva. Non mi fissa, sono Cristo. Sono Cristo, era. Non è neanche questo, porca miseria. Perché tu lo sappia, non tutti qui sono disponibili come me. Sì, tutti i pesci. Eppure qua c'è scritto che era nel prato tranquillo, però adesso vado a vedere sopra. Sia felice. Il mio migliore amico Ralph. Che bordello di gente qua, non capisco niente. No, non è questo. Porca miseria. Non li venderò questi oggetti perché cosa. Anzi, aspetta, li porto giù. Perché poi ce li avrei già e conservati. Solo che per fare l'evento ne devo avere altri. Devo proprio pescare. Ma questi pesci li lascio giù se si può. Non dimenticarlo. Ma che adesso ho troppa roba. Quanto manca per questo Christoph? Scusa, proprietario di un naif di una bancarella. Potrebbe essere. Ma è strano. Forse non è lui. Forse è Pippo. Perché anche Pippo ha la bancarella. È più naif lui o Pippo? Forse è Pippo. Forse è sbagliato, non è lui, è Pippo. Forse è Pippo. Non c'è qualcosa di nuovo qua. Ma tanto non ho le risorse. Allora, dovrei fare. Niente, perché non ho cose. Dovrei fare questo. Mi serve il topazio, ma non ce l'ho. Forse anche la pila di casse, non ho. Cassa 02. In che senso? Ah, devo fare due casse. Ma dove le faccio le casse? Dove stanno? Non ce le ho. Per fare quella pila devo fare due casse. Queste. Ok, le ho perse. No, fermo. È andato in tilt. Niente, usciamo perché è andato in tilt. Allora, questa qui potrebbe essere la casa tipo di Biancaneve. Non lo so, mi hanno dato una casa. Così a cazzo. Beh, o la casa dei sette nani. Boh. Se posso vendere qualcosa. Al massimo compro. Che devo fare? No, queste non me le fa vendere. Porca miseria. Niente mi fa vendere. Per forse ho raggiunto il limite. Che cazzo compro? Ho tutto. Vado a prendere qualcosa alla bancarella lassù. Se no poi mi riempio l'inventario di nulla. Mm.
Prenderò lingotti d'oro. Che devo fare? I mattoni. No, aspetta. Questi prendo. Prendo questi. Il resto non mi serve, è roba inutile. Può rimanere lì. Secondo me è Pippo, non è lui. Perché non mi sale il 15%. Adesso provo con Pippo. Dove sta Pippo? Perché non mi sale, come dire, la barra sua. Sì, ma Pippo dov'è? Al ristorante, ok. No, nel negozio di paperone. Vai via tu. Massimo, ti recupero dopo. Facciamo qualcosa più tardi. Ai miei amici troll piace. Beh, sì, potrei comprare degli oggetti qua. Così mi faccio fuori un po' di soldi. Auguri, vicino. Compro tutto, anche se ste robe ce le ho già. Ma giusto per... per poter vendere. È una giornata. Ciao. Grazie gentilmente. Allora, Pippo era qui. Eccolo. Ehi là. Facciamo qualcosa insieme. Mi servono i soldi per allargare la casa, dici? È vero? No, ma ce le ho già. L'ho già. La casa, cioè, ho tantissimi piani, ma non li uso mai. Uso sempre. Cioè, non so tanto. Sono tipo 11 piani, non lo so, ma non li uso mai. Compro i doppioni. Ma magari il paperone c'ha qualcosa. Ciao. Tipo vestiti nuovi. Vorrei ordinare degli oggetti. Apiti. Ce li ho già tutti. Arredamento. È che... boh, posso prendere un po' di questi. Questo qua. Tanto... tanto adesso c'ho un sacco di zucche da vendere. Che non ha mai oggetti nuovi. Cioè, fa solo le cose... sempre cose che già ho, che ho già comprato, che comunque ho già, insomma. No, poi non ho così tanto tempo, cioè un giorno quando avrò tempo magari mi ci metto lì a costruire. Sì, faccio un po' di doppioni solo per smaltirmi un po' di soldi. Questo non lo posso comprare, perché? Ah, c'è un limite d'acquisto. Bene. No, giusto per vendere. Per riuscire a vendere. Per farmi fuori l'inventario. Andiamo a vedere sopra se sono pronte queste erbacce. Magari stasera al diavolo lo faccio. Per questo. Domani sera. Casino, ma se... allora... sì, no, faccio i doppioni perché comunque alla fine... vediamo se è salito. Trascorre il tempo col proprietario di un naif di una bancarella. Pippo. C'ha le bancarelle. Vediamo se posso vendere a sto giro. Secondo me ho raggiunto il limite e non me ne fa vendere. No, non posso vendere, e neanche questo. Ma perché?
Malta e Nox Ite. Ma per quale motivo? Ciao, buona giornata, buon lavoro. Ma perché non mi fa vendere se è buggato? Grazie per essere passato. Oggi non è passato nessuno perché sono malato, sei stato l'unico. Sì, no, vabbè, tanto me la sto volendo comodo. Non lo so, oggi è un po' noioso. Ok, qualcosa è pronto qua. No, devo rinnaffiare. Perché non mi fa vendere le cose? Vabbè, le metterò da parte, che dico? Metterò nei cassoni e saranno lì. Tutta la vita. Beh, sui peperoni? Ok, peperoni ce li abbiamo, quindi possiamo togliere qui. Però posso... Posso magari spostare la casa di Jack. Qua non è che mi fa impazzire. Io la metterei qua, vicino alla sua montagnetta. Oppure la lascio qui e poi arredo dietro. Però aspetto che finisca l'evento, perché così almeno... Sei lui, porca miseria. Sì, è lui, perché mi è passato da 4 a 15, ok. Andiamo a cercare Jack. Dove sta Jack? Io vado a cercarlo. Prima vediamo dov'è. Ah, sta qua. Gli diamo un po' di roba da mangiare. Dove sta? Stava qui. Oh, sei davvero dolcissimo. Ma stava qui. Si è sparito. Sta qua, vicino alla casa, dietro al lago. Quindi qua da... Ah, eccolo lì. Imboscato. Oh. Da un po' qualcosa da mangiare, tipo un fiore, mentre aspettiamo che viene su. Il cibo. Non ho neanche più spazio. Vabbè, ci do anche il pesce. Noi lo potremmo andare a pescare anche, vabbè. Mica c'ho mal di testa. Oh, sei bloccato. Dai. Cosa succede? Niente, mi sa che devo chiudere il gioco e riaprirlo, si è bloccato tutto. Ma porca miseria. Niente, Jack. Dobbiamo aprire e chiudere il gioco qua. Si è bloccato. Ah, ah, ah. Niente, raga, riapro e chiudo. E sempre qua solo. Forza.